tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Contro tra auto e scooter a Calcinelli di Colli al Metauro, centauro trasportato dall'eliambulanza al Torrette di Ancona. Campo sportivo Bastione Sant'Anna, cimitero comunale, adeguamento sismico della scuola Fermi, 4 milioni e mezzo di euro investiti in opere pubbliche dal comune di Mondolfo. Da 55 anni in vacanza a Fano, famiglia tedesca premiata dal comune, per alberghi consorziati sono in aumento i turisti del nord Europa. Il Pinocchio di Comencini e i fuochi d'artificio incantano al paese dei Balocchi, 25.000 nei 4 giorni dedicati all'evento. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Questa sera apriamo il nostro telegiornale con un incidente che è avvenuto tra auto e scooter intorno alle ore 13 a Calcinelli nel comune di Colli al Metauro. Il sinistro si è verificato per cause ancora in corso di accertamento nell'incrocio tra via Oriani e via Veneto. Ad avere la peggio è stato il centauro, un minorenne di 17 anni che dopo le prime cure del 118 è stato trasportato dall'eliambulanza al Torrette di Ancona. Non è in prognosi riservata, ma avrebbe riportato la frattura di una gamba e di una spalla. Illesa invece la 28enne a bordo della Lancia Y, sul posto anche i vigili urbani di Colli al Metauro per i rilievi di legge. E un 56enne residente a Morovalle, in provincia di Macerata, Giovanni Ripari, è deceduto in ospedale ad Ancona dopo essere stato travolto da un'auto mentre era in sella alla sua bicicletta. Un'auto Fiat Panda condotta da un 26enne di Morovalle ha tamponato la bicicletta procurando gravissime ferite al 56enne, subito trasferito dal 118 nelle ambulanze agli ospedali riuniti di Ancona, dove era giunto in condizioni disperate. L'uomo è deceduto verso le 10:30. Cambiamo decisamente argomento, andiamo a Mondolfo, dove il comune ha investito ben 4 milioni e mezzo di euro in opere pubbliche, tanti lavori già in cantiere e tanti altri che partiranno entro il 2020. Sono tantissime le opere pubbliche che stiamo portando avanti su tutto il territorio comunale, concentrandoci più sul centro storico di Mondolfo. Ci sono diverse opere pubbliche che stanno per partire, alcune sono già partite. Il campo sportivo di Via Fermi, che sono iniziati i lavori e continueranno anche nelle prossime settimane, in autunno si concluderanno. Inizieremo i lavori per quanto riguarda il bastione Sant'Anna, l'adeguamento sismico della scuola media Fermi, poi andiamo al cimitero, quindi ci sarà anche l'ampliamento del cimitero, quindi da autunno, da settembre partiremo con tutto quello che riguarda l'ampliamento, quindi il nuovo cimitero che si aggiungerà al vecchio cimitero. Sono all'incirca sui 4,5 milioni di euro di opere pubbliche, quindi sul centro di Mondolfo. Mondolfo aveva bisogno, è uno dei borghi più belli d'Italia, in tanti vengono qui a visitare il borgo e rimangono stupiti, sorpresi della bellezza della piazza del comune. Però c'era la necessità di intervenire su quelle che erano le strutture necessarie e fondamentali per dare servizi ai cittadini. Qui siamo davanti al bastione Sant'Anna. Nel progetto è previsto il restauro e anche il miglioramento sismico, quindi la messa in sicurezza di uno dei luoghi più importanti di Mondolfo, e la progettazione si occuperà il comune. Stiamo andando avanti quindi con la progettazione per fare in modo di essere pronti per l'inizio dei lavori nel 2020. Qui siamo davanti alla nostra scuola media di Mondolfo. Purtroppo ci siamo ritrovati senza verifiche sismiche, quindi noi, la nostra amministrazione, ha iniziato a farle.
sulla base di questo siamo andati alla progettazione, quindi abbiamo iniziato il progetto di adeguamento sismico della scuola Mediafermi, un investimento di 1.600.000 euro che metterà in sicurezza i nostri ragazzi che verranno spostati per il periodo, per gli anni dei lavori nella scuola elementare Moretti. Ci siamo ritrovati in una situazione di completa emergenza, erano rimasti soltanto 7 loculi, quindi pochissimi loculi, e quindi abbiamo iniziato ad attivarci proprio per sopperire a questa mancanza. Abbiamo iniziato a costruire dei nuovi loculi qui nel vecchio cimitero dove lo spazio lo permetteva. Ci saranno sia edicole che loculi, e al momento i loculi sui 400 loculi. Oltre all'ampliamento del cimitero miglioreremo anche la viabilità, quindi l'obiettivo nostro è quello di realizzare una strada richiesta dai cittadini che collegherà il parcheggio qui a fianco del cimitero con viale Vittorio Veneto. Ancora cronaca, lutto a Pesaro e in particolare alla VL per la scomparsa di Alberto Omiccioli, l'uomo che per tanti anni è stato il responsabile della biglietteria della società. Omiccioli, 79 anni, è deceduto la notte scorsa. Anche la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro si unisce al cordoglio, alla moglie e ai figli. Si legge in un post su Facebook le sentite condoglianze dall'intero staff della VL. Il comandante della Capitaneria di Porto di Pesaro, il capitano di fregata Maurizio Tipaldi, ha ricevuto questa mattina il presidente della provincia di Pesaro Urbino, Giuseppe Paolini. Si tratta della prima visita istituzionale del presidente. Durante l'incontro il comandante della Guardia Costiera ha illustrato le numerose attività che l'autorità marittima svolge sul territorio, in primis l'operazione Mare Sicuro. La visita è proseguita a bordo di una motovedetta per un sopralluogo in mare nelle acque dinanzi al Monte San Bartolo, in cui diversi movimenti franosi acutizzati anche dall'incendio del 2017 hanno causato l'innalzamento del fondale marino e per cui la Capitaneria di Porto ha emanato una specifica ordinanza. E adesso parliamo di turismo, perché secondo il presidente di Alberghi Consorziati, Luciano Cecchini, sono in aumento i turisti del nord Europa e le famiglie che scelgono la città di Fano per trascorrere le vacanze. Il trend è come l'anno scorso, anzi qualcosa di più, abbiamo integrato sul turismo straniero, però quest'anno è stato evidenziato dal nord Europa. Il trend tedesco ci è calato un po', questo sarà la crisi, sarà quello che sta portando avanti l'andazzo a livello nazionale, però abbiamo tenuto abbastanza bene, perché abbiamo avuto sempre il nostro trend sul fatto della turismo di qualità. Quindi più stranieri che italiani, ma italiani, il turismo familiare ancora resiste qui da noi. Alla grande. Io dico sempre che il turismo familiare è il nostro miglior biglietto da visita. Abbiamo avuto un discorso turistico alternativo con il tempo, perché luglio ha fatto dei weekend spaventosi, però ci ha ripagato adesso agosto con delle giornate bellissime, anche con gli eventi collaterali che abbiamo intorno a noi, e questo è importante. Ecco, la permanenza media su che cosa, su quanti giorni si attesta? Una volta si parlava dei 15 giorni, adesso si parla di 4, 5, 6 giorni, una settimana, quel turismo ancora che tiene a livello familiare. I giovani ci sono, premiano Fano, c'è un turismo giovane che viene? Si sta svegliando il giovane, perché c'è il discorso della base culturale che viene seguita anche dai giovani. Ecco, adesso il Sistema Museo vuole instaurare una convenzione con voi per incentivare i vostri ospiti a visitare il patrimonio culturale della città e anche di una mostra importante come quella di Leonardo. Quella di Leonardo è un bellissimo biglietto da visita. Io ho portato diversi stranieri e ci hanno detto che è una cosa, prima di tutto, unica al mondo. Avere 5 disegni di Leonardo da Vinci, che per 9 anni non li vedremo più, è un bel biglietto da visita anche a livello pubblicitario per la nostra città. E c'è una famiglia tedesca che da ben 55 anni viene in vacanza a Fano. Questa mattina è stata premiata in comune dall'assessore al turismo. Sentiamo il servizio di Filippo Pucci.
Una storia d'amore iniziata 55 anni fa. Siamo nel 1973, in un paese della Germania, a Düsseldorf, e la coppia Manfred e Gerda decidono di passare le loro vacanze in Italia, insieme alle loro tre figlie, Marina, Manuela e Marietta. Un giorno, leggendo un giornale locale, hanno notato un annuncio che riportava la città di Fano, città di mare. Rimasti colpiti da quelle immagini, riportate da quel quotidiano, decidono di partire per l'Italia. Un viaggio durato 2 giorni. A quell'epoca le infrastrutture ancora non esistevano e l'autostrada del sole, finiva a Bologna. Ma quel giorno, appena arrivati, Manfred e Gerda rimasero rapiti dal patrimonio artistico e culturale della città, dalla sua vivibilità, ma soprattutto dal buon cibo e dai prodotti tipici locali. Manfred come lavoro è un pubblicitario, ma nella sua anima è un artista, e quindi come tutti gli artisti a lui piacevano le cose belle, e Fano l'ha sempre colpito per la bellezza della città, per la bellezza della spiaggia, per la bellezza delle colline e soprattutto per la bellezza dei fanesi. In quei giorni trascorsi a Fano, Manfred e Gerda imparano l'italiano, imparano a fare la pasta fresca, a scoprire il fritto misto o addirittura a gustarsi la vera moretta. Un'esperienza unica per la coppia che per ben altri 25 anni decidono di trascorrere le loro vacanze estive a Fano e nelle restanti 30 per celebrare avvenimenti importanti come anniversari o compleanni. Oggi noi li abbiamo accolti qui in comune proprio perché la moglie di Manfred, Gerda, è venuta a Fano a festeggiare gli 80 anni del suo compleanno, e proprio oggi invece avrebbe festeggiato 61 anni di matrimonio. Dopo aver visitato e scoperto l'intera città, i due hanno anche realizzato un libro intitolato Fano amore mio, con foto e descrizioni in tedesco dei luoghi più belli e interessanti, anche dell'entroterra. Questa mattina, alla presenza dei figli e dei nipoti, il comune ha omaggiato Gerda con una targa riconoscimento per la tanta fedeltà nel scegliere la città di Fano come principale meta delle loro vacanze. Una famiglia di turisti che non lascia, non perde occasione per venire nella città e per poi portare in Germania quelli che sono i contenuti della città. Quindi ne siamo molto orgogliosi e grazie alla segnalazione del consigliere Luigi Scopelliti oggi gli abbiamo consegnato un attestato di riconoscimento e un'attestazione di stima per quello che hanno fatto loro per la città di Fano. Imprese in calo nelle Marche nei primi 6 mesi dell'anno. Il sistema produttivo marchigiano ha perso 1.360 aziende, di cui 573 artigiane. Il Fermano in particolare segna meno 98 aziende, di cui 65 del settore calzaturiero. In generale crescono le imprese attive dell'alloggio e della ristorazione e i servizi alle imprese e alla persona. Invece per commercio, manifatturiero e costruzioni si registra ancora un calo. Lo dicono i dati del Centro Studi Sistema di CNA Marche. 3 province su 5 crescono, commenta il presidente territoriale CNA di Fermo Paolo Silenzi, mentre il Fermano e l'Anconetano sono caratterizzati dal segno negativo. Esattamente un mese fa, 60 giovani provenienti dalle parrocchie della diocesi di Fano, Fossombrone e Cagli-Pergola hanno partecipato al 39esimo campo di lavoro e formazione missionaria. E la strada si apre, passo dopo passo. Si è conclusa lo scorso mese la 39esima edizione del Campo Missionario Diocesano 2019, organizzato dal Centro Missionario della Diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli, Pergola, in collaborazione con la Pastorale Giovanile Diocesana, Urucundo Ollus e i Missionari Salveriani di Parma. Un gruppo di 60 giovani provenienti dalle varie parrocchie della diocesi, guidati dagli animatori e dai missionari salveriani, hanno vissuto dal 14 al 20 luglio scorsi un'esperienza ecclesiale di fede, essenzialità e condivisione con l'altro. Tema di questa edizione: fai il primo passo. Per fare un bilancio generale possiamo dire che è stato veramente un bel campo. Siamo partiti e abbiamo visto che i ragazzi inizialmente erano un po' timidi, facevano a volte un po' difficoltà a mischiarsi tra le varie parrocchie,
Ma dopo il primo giorno si è creato subito un bel clima. Siamo riusciti a capire che è stato un campo veramente ben riuscito, perché i ragazzi hanno espresso delle emozioni molto belle, sia in merito alla formazione, sia in merito al gruppo che si è venuto a formare. Filo rosso di ogni giornata della settimana sono i tre momenti: la raccolta casa per casa di generi alimentari destinati alle Caritas parrocchiali al mattino, la formazione missionaria nel pomeriggio e la festa serale nella parrocchia ospitante, che ha accolto i numerosi giovani partecipanti. Il campo missionario, che quest'anno ha visto coinvolgere le parrocchie di Isola di Fano, Villanova e Montemaggiore di Colli al Metauro, San Lorenzo in Campo, Fano 2 e la parrocchia del Porto e Sassonia di Fano, si è concluso sabato 20 luglio a Villa Bassa del Prelato di Fano con il mandato missionario, dove ogni giovane, tornando nella propria casa e nella propria comunità, è stato invitato a fare il primo passo ogni giorno e a portarsi nel cuore la gioia del Vangelo e della missione. Ecco, il campo è sempre, anzi vogliamo dire che non è una bella esperienza in modo provocatorio. Il campo è uno stile di vita che si acquisisce pian piano e che entra a far parte di ognuno di noi. Mettersi in relazione con l'altro, con chi non si conosce, i ragazzi arrivano e non si conoscono tra di loro perché vengono da parrocchie diverse. Bussare alle porte delle case non sapendo se e chi si aprirà, se verremo accolti. Ecco, questa davvero è un'esperienza che ci cambia dentro, profondamente nel nostro cuore, che ci fa capire qual è la strada che vogliamo percorrere, quella dell'apertura all'altro, quella dell'incontro con Dio che si fa veramente prossimo ad ognuno di noi. E vi ricordiamo che questa sera dopo il telegiornale andrà in onda uno speciale con immagini e interviste appunto realizzate al campo missionario diocesano di Fano. Il sindaco di Senigallia, Maurizio Mangialardi, ha provveduto a denunciare 4 persone negli ultimi 30 giorni per insulti e frasi oltraggiose scritte tramite i commenti su Facebook, lo rivela lui stesso. Gli episodi risalgono alla fine di luglio scorso, quando la discussione sul popolare social network circa la gestione amministrativa della città e l'organizzazione sanitaria si è accesa, passando dalle critiche alle offese. Prima l'accusa di aver ricevuto tangenti, gli insulti personali e cui è seguita la richiesta del sindaco di rimuoverli, poi la querela sporta ai carabinieri di Senigallia, infine le scuse accettate dal sindaco grazie a un accordo tra legali, patto che prevede, oltre al pagamento delle spese legali, anche una donazione a un'associazione del territorio operante nel campo sociale. I social, ha commentato Mangialardi, non possono essere scambiati per arene senza regole. Ancora eventi, grande successo di pubblico per il paese dei Balocchi, che nei 4 giorni dell'evento ha visto la presenza di ben 25.000 persone. Ieri sera gran finale con il Pinocchio dei Comincini, uno spettacolo di luci, fuochi e musica. Il servizio di Lino Balestra. A vederlo aggirarsi un po' con fare spaesato tra la casetta di Mastro Geppetto, il campo dei miracoli e la pancia della balena, luoghi che a lui dovrebbero essere invece molto familiari, lo si scambiava per un comune visitatore del paese dei Balocchi. Invece il riccioluto signore di mezza età, un po' appesantito, che ieri in abiti borghesi gironzolava in piazza Bambini del Mondo, altri non era che Andrea Balestri, l'attore che a 8 anni interpretò il Pinocchio televisivo di Comencini nell'indimenticata serie Le avventure di Pinocchio, insieme ad un cast stellare composto da Nino Manfredi, Gina Lollobrigida e Vittorio De Sica. Ci sono voluti 16 anni per vederlo al paese dei Balocchi, ma alla fine anche lui è stato uno dei protagonisti di questa manifestazione che proprio dalla fiaba di Pinocchio trae le sue fondamenta sulle quali poi innesta ogni anno di volta in volta un nuovo tema conduttore. Dopo l'incontro con la fata turchina locale, che con un incantesimo lo ha fatto tornare al 1971, Balestri ha rivissuto sul palco, per la gioia di quanti in quegli anni lo videro sul piccolo schermo in bianco e nero, proprio il periodo del telefilm, attraverso aneddoti e dietro le quinte accaduti proprio durante i Ciak. Io penso che Comencini abbia proprio riprodotto la povertà
la povertà e la semplicità di quei tempi, ecco. Ecco perché secondo me è riuscito veramente a fare un capolavoro, capito? Perché non c'era effetti speciali, non c'era niente. Con me non erano attori, ma erano più amici, più compagni di gioco che attori, perché capivano che Andrea, 7 anni e mezzo, era un bimbo e non era un attore, ecco, questo sì, devo dire. Sì. Con 25.000 presenze, questa 16ª edizione ha chiuso i battenti con l'indimenticabile spettacolo pirotecnico e un corollario di eventi collaterali che dal 16 al 19 agosto sono stati miscelati alla perfezione tra giochi, favole, sogni e tanti spunti sulle buone nuove, il tema scelto appunto per questa edizione 2019. È veramente, siamo molto contenti, è stata una bella edizione, ricca, piena di cose, dalle cose su cui pensare, il mondo delle buone notizie, quindi abbiamo avuto Valeria Valotto, sindaco, Zamagni a parlarci del terzo settore, quindi insomma cose di alto livello. Poi abbiamo avuto degli spettacoli incredibili, senza lo sforzo che ci mettiamo in questi giorni, in questi mesi, non si avrebbe questo grande successo anche di pubblico e grandi riconoscimenti, insomma. A Piobbico invece fervono i preparativi per il 52esimo Palio dei Brancaleoni, contesa della Pannocchia, che torna da giovedì 22 a domenica 25 agosto. Nel suggestivo borgo, il ricco programma della settimana rinascimentale organizzata dalla Proloco di Piobbico vede come momento clou della manifestazione la sfilata del corteo storico, con oltre 250 figuranti che indosseranno i costumi tipici dell'epoca rinascimentale. Il corteo si snoderà per le vie del borgo sabato 24 a partire dalle ore 21, con l'arrivo al Parco Acque e Minerali, dove si svolgerà il gran finale del Palio con i giochi equestri e la disfida tra i quattro rioni. Giovedì 22 e domenica 25 in programma invece l'appuntamento con l'iniziativa Notte al Castello, un evento nell'evento che prevede la visita animata da figuranti attori che faranno tornare il pubblico indietro nel tempo, proprio a metà del 1500, con una serata alla corte di Antonio II Brancaleoni. Tutti i dettagli dell'evento li troverete nel nostro sito occhioallanotizia.it e invece nei prossimi giorni un approfondimento trasmetteremo dedicato proprio a questa manifestazione. Fra poco invece andrò in onda, appunto, come vi dicevamo poc'anzi, uno speciale dedicato al campo di lavoro e formazione missionaria di Fano 2019. Grazie per aver seguito il nostro telegiornale. 338 4968 250 è il numero di telefono della nostra redazione dedicato alle vostre segnalazioni. Buona serata a tutti voi e arrivederci a domani.